benvenuti in un nuovissimo incredibile video sul canale Debug. Allora, quest'oggi cosa faremo di bello? Dato che siamo a corto di idee, siamo a corto di personale, di qualsiasi cosa, in questo video cercheremo di far nascere questi esseri qui. Questo è un gioco della Clementoni, è un po' vecchiotto, infatti dico già che non so se riusciranno a nascere perché sono un po' vecchie queste uova. Praticamente in questo gioco mi presento un acquario, questo qua, degli accessori che dopo vedremo, e in particolare ci sono delle uova. Le uova di questi esseri qui che si chiamano Triops. Si vede. E voi mi chiederete che cos'è un Triops? Un Triops è un crostaceo, parente stretto dei granchi e gamberetti, con un grande scudo dorsale, cresce fino a 4-5 cm di lunghezza. Altra domanda molto interessante. Quando sono comparsi i Triops sulla Terra? Circa 200 milioni di anni fa, nell'era mesozoica e seconda. Sono questi crostacei che erano presenti già sulla Terra 200 milioni di anni fa e che ci sono tuttora. E ora noi cercheremo di riprodurli, quindi di tornare nel passato. Ci riusciremo? Secondo me no. Comunque vi dico già che se non ci dovessimo riuscire, se ne compro un'altra e lo facciamo, ci riproviamo. Prima cosa, come dice il libretto di istruzione, dobbiamo montare l'acquario. Andiamo. Il tutto dovrebbe essere abbastanza semplice. Andiamo a mettere questo e le coperture qui per non far passare l'acqua. Adesso dobbiamo preparare l'ambiente in cui vivranno i Triops. Utilizzando acqua distillata ci servono 20 bicchierini da 50 ml che li andiamo a mettere nell'acquario. Il problema di fondo è come cazzo faccio a versare sto coso dentro qui. Nozzi, qua mi fa un bordello, ve lo dico io. Sì, ok, il problema è farlo 20 volte senza far danni. Andiamo a versarlo all'interno. Ecco, là iniziamo a fare bordello. Comunque siamo a 5, 9, ultimo bicchierino e abbiamo riempito l'acquario. Easy. Ok, abbiamo riempito la vaschetta come avete visto. Adesso il manuale dice che dobbiamo controllare la temperatura dell'acqua, perché dovrebbe essere intorno ai 23-24 gradi, altrimenti non va bene. Quindi ovviamente il periodo migliore è l'estate, perché c'è più luce, fa più caldo. Ovviamente noi facciamo d'inverno. Va bene così. Ho messo il termometro in acqua. Adesso capiamo quanto. Forse così lo vedete meglio. Vediamo qualche minuto, vediamo quant'è la temperatura dell'acqua. Dai. Abbiamo un piccolo problema. La temperatura è sotto i 20 gradi e noi ce ne servono 25, quindi dobbiamo aspettare, cioè devo cercare di far salire la temperatura con una lampada tipo. Dato che la temperatura ci sta mettendo troppo a salire, ho deciso di ricorrere al phon. Proviamo più che altro a scaldare un po' la plastica intorno, a vedere se si innalza un po', che sennò ci vuole troppo. Volevo mettere questo per non far entrare la merda. Ve lo devo tenere ovviamente. Allora, vediamo un po' di riuscire a cavarne qualcosa. Provo a fare un po' e vediamo, ci vediamo tra poco. È passato un po' di tempo, ho lasciato che la temperatura si alzasse un po'. Ora vi faccio vedere. Siamo appunto intorno ai 24 gradi, che più o meno va bene. Ho utilizzato il phon per scaldare un po' l'acqua. Adesso direi che mettiamo le uova. Qui dentro sono contenute le uova e anche una cosa chiamata detrito che li nutrirà nei primi giorni di vita, se dovessero nascere ovviamente. Quindi io direi di versarlo tutto. Però si veda che si sta. Sì, come vedete qui ho messo il contenuto della bustina, quindi il detrito con le uova. Niente, ora andiamo a chiudere. Niente ragazzi, ci vediamo tra qualche giorno. Quando si schiudono, se esce qualcosa, speriamo. È successo un bordello, sto provando la temperatura. Come vedete qui mi è entrato il termometro completamente nell'acqua. Ora dobbiamo toglierlo perché affanculo. Cioè raga, io impazzisco veramente. No vabbè, impazzisco. No, impazzisco. No, spacco tutto. Ma io veramente, ma perché devo fare i danni io qua? Come cazzo faccio a prenderlo? Sono riuscito, spero sia a fuoco, a spostarlo di qui. Almeno un po' più pulita l'acqua. Ok, più o meno ce l'abbiamo fatta. Dal culo. Porca. Vabbè raga, un po' tutto a stazzo, cioè nel senso. Giorno 2 o giorno 1. Sono passate all'incirca poco più di 24 ore. Ora andiamo a vedere se è successo qualcosa o meno. Allora, come temperatura ci siamo. Siamo sui 23, quasi 24 gradi, il che va bene. Sono qui che guardo un po', ma non mi sembra di vedere niente. Quindi sa che oggi ancora nulla. A questo punto ci aggiorniamo domani, perché comunque sul libretto delle istruzioni c'è scritto che potrebbe volerci 24, 48 ore, anche un po' di più. Quindi ci vediamo domani, speriamo bene. Ragazzi, sono passate
poco più di 48 ore e inizio ad avere un po' di dubbi sulla loro nascita, perché non vedo nulla, quindi niente, io ho ancora un po' di speranza, ce l'ho, aspettiamo ancora domani, quindi aspettiamo 3 giorni, speriamo in bene. Ora vi faccio vedere, ma io non vedo nulla, perché il problema è che sopra qua c'è ancora tutto il sedimento che io non posso ancora togliere, quindi faccio fatica a vedere se ci sia qualcosa dentro di vivo. Ci vediamo domani, ecco. Sì, siamo qui nel terzo giorno, sono passate 48 ore, no perché posso dire, scusate, 72 ore, andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Vi dico già che in realtà io non vedo nulla, quindi adesso inizierò a togliere un po' di sedimenti, altrimenti non ce la caviamo più. Ora con la palettina proverò a spostare più che altro i sedimenti, vediamo un po', poi vi faccio sapere. Ok, siamo arrivati al quarto giorno, è passato un bel po' di tempo e purtroppo ho una brutta notizia, mi sa che non è nato nulla, un po' appunto me l'aspettavo perché il gioco era bello vecchio, quindi questa possibilità purtroppo c'era, quindi adesso io faccio vedere. Questa è la situazione, c'è ancora tanto detrito, io non vedo nulla, neanche di qua e di là che è finito un po' di roba. Per concludere tolgo più detrito che riesco in superficie, così da avere una visione ottimale, poi controllo meglio, ma... Boh, ok, come potete vedere sono andato a togliere un bel po' di sedimento, ho aperto anche le barriere, ma purtroppo è andata così. Mi spiace un po' più che altro per il video, cioè per il contenuto, io penso che comunque questo video verrà pubblicato, purtroppo siamo in un periodo un po' in cui abbiamo carenza di video, di contenuti, però torneremo a stato quando si sbloccherà la situazione. Detto ciò, da me la vaschetta con i triops che in realtà non ci sono è tutto, mettete like, commenti, iscrizioni, tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao.